Afferrala al volo! Ehi! Cuba! Prendi! Cuba, sei un vero sporcaccione! Oh, Cuba! Smettila di rotolarti nel fango, giochiamo! Un amico innamorato. Cuba! Che c'è? Sei rimasto bloccato lì? Oh, guarda laggiù! Una maialina! Non l'avevo mai vista prima! Invece io la conosco! So che il suo nome è Lada! La sua famiglia si è da poco trasferita nella nostra foresta! Sembra davvero che Cuba, il nostro amico, si sia innamorato! L'amore, l'amore! Lo vedo, amico mio, che il tuo cuore è stato toccato da un meraviglioso sentimento! Lasciate che vi racconti una fantastica storia! Tanto tempo fa, nella taiga viveva una principessa cigno. Era di una rara bellezza. Aveva 3 pretendenti. Il primo si immerse fino nel fondo del mare e le prese una perla. «Guarda come sono bravo a immergermi! Sono il migliore!» Il secondo volò allora sulla montagna più alta e le portò una gemma preziosa dalla vetta. «Hai visto quanto so volare in alto, principessa? Sono io il migliore!» Il terzo cigno iniziò a pensare a quale dono avrebbe dovuto dare alla principessa. Passò molto tempo a volare alla ricerca di un dono degno di lei. Arrivò quasi ad arrendersi, ma un giorno, mentre volava sopra una radura, avvistò un bucaneve. Donò il bucaneve alla principessa e le disse che solo il primo fiore di primavera era degno della sua bellezza. E la principessa fece la sua scelta. Donò il suo amore al terzo cigno, perché a differenza degli altri due, lui stava pensando a lei e non a se stesso. E quindi? Non ho capito bene. Anche Cuba dovrebbe donare a Lada un bucaneve. Non è la stagione dei bucaneve. Il bucaneve è soltanto un esempio. Oh, non essere timido. Adesso corri dalla tua amata e fa qualcosa dettato dal cuore. Cuba! Fermo! Le leggende naturalmente vanno ascoltate, ma tu non sei un cigno. Non puoi andare da lei conciato in quel modo. Scommetto che non ti rivolgerebbe la parola. Cuba, sei coperto di fango dagli zoccoli alla coda. Non disperare, Cuba. Ti daremo una mano noi due. Certo, non posso farti diventare un cigno, ma potrei farti diventare un cinghiale bellissimo! Questo te lo posso promettere! Cuba, resisti! La bellezza costa molta fatica! Ecco fatto, Cuba! Adesso sei il più bel cinghiale che si sia mai visto in questo bosco! Aspetta! Non credo sia ancora abbastanza. Cuba, di sicuro sei molto pulito. Ma in qualche modo... sei poco appariscente. Non ti preoccupare di questo, amico. Ci penseremo noi ad abbellirti. Oh!
Ecco fatto! Molto meglio adesso! Bello come un cigno! Ricorda, sei il cinghiale più sofisticato ed elegante di tutta la taiga! Adesso va! Non essere avvilito, Cuba! Le femmine non capiscono un bel niente della bellezza! E se invece semplicemente non fosse attratta dal bell'aspetto? Giusto! Come potremmo, voglio dire, Cuba, come potrebbe attrarla allora? Dovrebbe fare qualcosa di molto coraggioso, qualcosa di eroico, una prodezza! Esatto! Cuba, ti va di lottare contro un lupo? Che ne dici di attraversare un fiume? Almeno ti andrebbe... di superare un enorme burrone con un salto! Non funzionerà, Leo! Cuba ha paura di compiere prodezze! Non fa niente! Mi è appena venuta un'idea! Resta dove sei, maialina! Adesso tu diventerai il mio pranzo! Oh, è un lupo! Scappiamo! Non preoccuparti! Il nostro Cuba è davvero coraggioso! Batterà qualunque lupo! Un intero branco di lupi! No, no, Loda! Ferma! No! Oh, fa davvero male! Sei un eroe! Ah! Oh, oh! Ops! Te l'avevo detto che non avrebbe funzionato! L'odore di un favoloso e meraviglioso dolcetto. Resta ferma lì! Su, andiamo, Cuba! Non te la prendere. È solo una come tante altre. Prima o poi vedrai che le piacerai. Tu sei così... così... Va bene! Ma la prossima volta non riuscirai a sfuggirmi! A quanto sembra, siamo arrivati tardi. Non capisco. Quindi, Cuba ha fatto scappare via il lupo. Scommetto che tu saresti stato il primo a scappare. Io? Non credo. Un uomo saggio una volta ha detto: sii te stesso e di sicuro il cuore di qualcuno si aprirà a te.
Uno, due, tre, quattro. Un vecchio amico. Sei, sette, otto, nove. No! Dieci, qui mi troverà subito. 12, 13, 14, 15, neanche qui va bene. 16, oh, 17, allora dove dovrei nascondermi? 19, oh. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e ho finito di contare. Pronto? No, sto arrivando. Allora. Leo, sto arrivando. Wow! Questo è un posto grandioso dove nascondersi. Tig dovrà cercarmi fino al tramonto. Oh! 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 Ah-ha! Leo! Eccoti qua! Oh! 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 Leo! Prendimi! Oh! Ah! Tig, aspetta! Ah! Oh! Oh, è fantastico! Ehi, Tig, e io che dovrei fare? Tig, aspetta! È stato fortissimo! Facciamolo di nuovo! Certamente! Leo, comunque dove hai trovato questo nido? Su un albero. Dove altrimenti? Ma e se questo nido appartenesse a qualcuno? Beh, sai, il nido è vuoto. E se è vuoto significa che è stato abbandonato. Leo, Tig, Mappa ci sta aspettando. Sì, arriviamo. Solo un secondo. Tig, adesso mettiamolo via. Torniamo più tardi per un altro giro. Va bene, spingiamolo da questa parte. Se non vi sbrigate, me ne andrò senza di voi! Mila! Aspettaci! Ok, cuccioli. Oggi vi racconterò una storia alquanto incredibile. Hey-ho! 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 Quando soffia il vento forte e si increspano le onde, la tempesta cresce ed infuria sempre più, la spaventeremo noi. Mappa, chi sta volando lassù? I corvi? Tu sei un corvo, Mila. Loro sono aquile. Calma, calma, cuccioli. Non litigate. Quelle sono cicogne. Stanno tornando ai loro nidi dopo l'inverno. Teodoro, mio caro amico. È meraviglioso rivedere un vecchio amico quando si torna finalmente a casa. E lui chi è? Lo sapete? Cuccioli, voglio presentarvi Teodoro, un mio vecchio amico, una cicogna. Signor Teodoro, è stato un viaggio difficile? Beh, come dicono nella terra lontana della Cina, il viaggio verso il proprio nido di famiglia inizia con un singolo battito d'ali. Sapete una cosa, cuccioli? Vi racconterò la storia della cicogna. Oh, davvero? Sarei molto felice di sentirla anch'io. Va bene, allora. Tanto tempo fa viveva un maschio di cicogna. Era tutto solo? Sì. Tutto solo nel suo gigantesco nido. Ma poi la cicogna decise di trovarsi una compagna. Un giorno, in alto nel cielo, proprio sotto le nuvole, vide una bellissima femmina. Solo che, a quanto pare, questa bellissima femmina era la figlia del vento più forte, che non voleva dividerla con nessuno. Il vento scese su di lui e spazzò via il nido della cicogna. Ma la cicogna non intendeva arrendersi. Costruì un nuovo nido, molto più solido di quello precedente. E fu in quel momento che il vento capì che la cicogna era un degno fidanzato per sua figlia, tenace e coraggioso. Da quella volta le cicogne fanno ritorno nei loro nidi ogni anno e le famiglie che formano durano per tutta la loro vita. Signor Teodoro, anche lei ha una compagna?
Beh, una cicogna con un nido ha tutto. A proposito, venite a trovarmi qui vicino, sulla cima della montagna. Tig, ho la brutta sensazione che il nido che abbiamo trovato possa essere di qualcuno, purtroppo. Davvero? E di chi? Oh, il nido è scomparso. Che significa scomparso? Sparito completamente. Magari il vento lo ha spazzato via. Nessun vento potrebbe riuscirci. Il nostro era il nido più resistente dell'intera taiga. Oh, no, no, no. La mia Teodora arriverà da un momento all'altro. Oh, non l'avete vista arrabbiata? Lo sento. Questa è la fine. Non si preoccupi, signore. L'aiuteremo noi. Leo e io lo ritroveremo in un battibaleno. Andiamo, Tig. Leo, ma dov'è finito il nido? Come faccio a saperlo? Prima era qui. Strano. Non può essere sparito nel nulla, non credi anche tu? Aspetta, hai sentito? Che martorata! Hai visto come è volato fuori il piccoletto? Forza, ricominciamo! Forza, forza! Dai! Di nuovo! Forza, spingiamo! 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 Ciao! Ehi, voi! Ridateci subito il nostro nido! Il vostro nido? Ehi, martore! L'avete sentito? Quello a macchie e quello a strisce sono uccelli! Adesso fanno il nido! Ma non credersi! Non è né vostro né nostro! Ma il nido ha un proprietario! Ridatecelo! Ok, prima prendeteci se ce riuscite! Via! Ve lo stiamo chiedendo gentilmente! Ridatecelo! Prendi questa! Altrimenti ce lo riprenderemo con le cattive! Non ci riuscirete mai! Troppo lenti! Uccellini, volate! Tig! Siamo davvero nei guai! Oh, no, no, no! È tutto qua quello che rimane del mio nido! No, 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 cuccioli! Dovreste vergognarti! Non l'abbiamo buttato noi giù dall'albero, sono stati loro! Esatto, sono stati loro! Bel modo di vedere la cosa! Mappa, noi stavamo giocando a nascondino e a quel punto è caduto. Non volevamo farlo. E poi abbiamo pensato che non appartenesse a qualcuno. Ci dispiace tanto. Sì. Ci dispiace tanto. Per favore, perdonateci. Degli uomini saggi direbbero che ci può essere un modo di fare sbagliato, ma mai una situazione senza speranza. Ma questa è la fine! Ah, cuccioli, cuccioli. Ma Papendiga, noi risolveremo tutto quanto, vedrai. Oh, ascoltate, amici. Ho una meravigliosa idea. Leo, questo va bene per il nido? Per la copertura, certo! E questi? Sono perfetti! Mettili pure lì! Ok, bene! Spike, fa lavorare quella macchia e quella strisce! Esatto! Che c'entriamo noi? Smettete di fare domande e raccogliete! Va bene! Ancora uno qui? Ok, e ancora un altro, perfetto! Mila, ti devi fermare! È già bello così! Tig, chiamalo! Ok! Signor Cicogna, è finito! Venga con me a dare un'occhiata! Dalle fessure entra più luce e la primavera arriverà! Anch'io tornerò e felice sarò! Oh, è così romantico!
belli, volete fare una gara? Il primo che arriva a quel cespuglio vince! Via! Allora forza, si parte al tre! Uno, due, tre! Ehi, aspettate, non è giusto! Che cosa mi dici, Tig? Hai trovato qualcosa? Ecco, è rimasta solo questa! Ehi, Lily! Che c'è che non va? Tanto non sarebbe bastata per tutti! Cuba, cerca di essere paziente! Ok, dobbiamo addentrarci nella giungla e fare scorta di provviste! L'incantatore di serpenti! Dovete cercare frutta e noci, ma non allontanatevi troppo! Restate nei paraggi e nessuno si perderà! Siamo d'accordo? Ehi, guardate laggiù! Vedo qualcosa che somiglia a dei frutti! Che bel fiore! Mila, non rimanere indietro! Va bene, vi raggiungo subito! Oh, è meraviglioso! Wow, e ce n'è un altro! E un altro ancora! Leo! Tig! Tiara! Mi sentite? E ora che faccio? Mi sono persa! Perché non ho ascoltato Tig e le sue direttive? Ehi, ma questo cos'è? Da dove viene questo suono? Ve lo avevo detto! Voleva solo fare una piccola pausa! Beh, io sono sempre il tuo capitano e ti ordino di continuare a volare, e intendo dire subito! Come vuoi, ce la caveremo anche senza di te, sciocco pennuto! Già! E come faremo a volare esattamente? Zitti un momento! Avete sentito? È musica! Interessante, interessante! Guardate, sta facendo ballare il serpente! No! È merito del flauto! È quello che riesce a controllare il serpente! E molto presto il flauto sarà nelle nostre mani. Ehi, eri tu a suonare quella bellissima musica poco fa? Sì, stavo suonando il flauto. Sono Mango. Tu chi sei? Non ti avevo mai vista nella giungla prima d'ora. Il mio nome è Mila. Viaggio in compagnia del mio gruppo di amici. Ma abbiamo finito le provviste e ci siamo fermati per prenderne altre. Io mi sono persa e in più ho davvero tantissima fame. Ehi, sta tranquilla. Tieni, prendi uno di questi. Che buon profumino. È un anacardo. Ce ne sono molti qui. Cercarmi. Beh, allora corri da loro. E porta con te degli anacardi. Ve ne raccoglierò altri e ve li porterò. Oh, grazie, Mango. Leo, Tig, sono qui. Sto arrivando. Forza, sbrigati, Melky. Prendi il flauto magico e andiamocene da qui. Ehi, 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 dalla me. Lo prendo io. No, io! No, voglio tenerlo io! No, io! Basta, datelo a me! Ehi, mani! Dovete sapere che solo un vero incantatore di serpenti è in grado di suonare il flauto magico. E quello sono io. E ho un piano fantastico. Saliremo di nascosto sulla nave di quello a macchie e quello a strisce e con l'aiuto del flauto magico attireremo un serpente. E quando loro lo vedranno si spaventeranno e scapperanno urlando, il che significa che avremo la nave tutta per noi. Eh? Oh, che buoni! Peccato che non ce ne siano altri. Il mio nuovo amico ha promesso di portarcene ancora. Mila... Ma chi è il tuo nuovo amico? Ops! Mi sono dimenticata di chiedergli che tipo di animale è! È giunto il momento per l'incantatore di chiamare magicamente un serpente. Guardate e imparate! Oh, posso farlo io?
So come suonarlo. Ah, da qua. Oh. Ecco come un vero incantatore dovrebbe suonare il flauto magico. Ah, cosa vi dice la testa? Lasciate che un maestro vi mostri come si fa. Spike, credo che il flauto magico abbia già funzionato perché il serpente è qui. Guardate! Sento delle urla. Sembrano provenire dalla nave. Controlliamo. Voi rimanete qui. Vado a vedere che succede. La nave è vuota. Oh, e questo cos'è? Sembra una specie di flauto. Ma come ci è finito qui? Serpente! Un serpente! È enorme! È spaventoso! C'è un serpente sulla nave! Oh, ho troppa paura! Deve scendere dalla nave! Vattene, Shaw! Va via! È la nostra nave volante! Credo che il serpente stia dicendo che dobbiamo andarcene noi! Ritirata! Ritirata! Che cosa facciamo ora? Non aveva neanche paura del bastone! Non lo so. Potremmo cercare un bastone più grosso. Ehi, un momento! Mi sono ricordato una cosa. Molto lontano da qui, in India, viveva un cobra. Era la regina dei serpenti. Ma governare solo i serpenti non le bastava. La regina cobra voleva comandare l'intera giungla. Ordinò a tutti i suoi serpenti di strisciare in ogni tana e in ogni nido. E se gli animali e gli uccelli si fossero rifiutati di inchinarsi a lei, li avrebbe cacciati dalla giungla. Tutti gli uccelli e gli animali si riunirono. Chi si sarebbe schierato contro il serpente? Nessuno si offrì volontario. Solo un animale ebbe il coraggio di farsi avanti, la mangusta. L'impavida mangusta andò dalla regina cobra e la sfidò a duello. Se la mangusta avesse vinto, allora i serpenti sarebbero tornati da dove erano venuti. Per 3 giorni e 3 notti mangusta e cobra combatterono. Il serpente fece del suo meglio per prevalere, ma il suo sfidante era così astuto e veloce che non riuscì a morderlo nemmeno una volta. Il cobra si stancò e si arrese. E così dovette ritirarsi con il suo esercito di serpenti sulle montagne e nelle paludi. Gli uccelli poterono tornare ai loro nidi e gli animali alle loro tane. Da quel momento in poi, la mangusta è considerato l'animale più coraggioso della giungla. Oh, wow! Beh, se soltanto quella mangusta fosse qui con noi, gliela farebbe vedere a quel prepotente di un serpente! È vero, ma come possiamo trovarla? La giungla è così grande! Mila, temevo di non riuscire più a trovarti! I tuoi anacardi, eccoli qui, come promesso! Evviva! Oh, che bello! È Mango! È lui l'amico di cui vi ho parlato prima! Mango, tu vivi qui e forse sai dove possiamo trovare una mangusta! Perché ve ne serve una? E comunque io sono una mangusta. Aspetta, tu sei una mangusta? Sì, esatto. Sono una mangusta, cosa credevate? Sì, certo, allora anch'io sono una mangusta. Almeno sai cos'è una mangusta? È l'animale che batte i serpenti e tu... Sei poco più grande di Mila. Saremo costretti a cacciare il serpente dalla nostra nave da soli. Serpente? Potete mostrarmi di che tipo di serpente si tratta? Oh, è la mia amica Nagi! Cos'è esattamente una Nagi? Nagi è un cobra. Siamo molto amici. Lei appare quando suono il mio flauto. Non è per niente cattiva. Si è arrabbiata perché l'avete minacciata con un bastone. Ha solo bisogno di calmarsi un po'. Ma come facciamo a calmarla? Beh, dovrò suonare il mio flauto da incantatore di serpenti. Quello va bene. Laggiù ce n'è uno. Ah, questo è il mio flauto. Come ci sarà finito qui? Ora prendete i bastoni e seguite il mio ritmo. Yeah.
Allora, siamo d'accordo, sciocco pennuto? Eh? Noi ti daremo il pesce più grosso e tu in cambio ci porterai lontano. No, ha mancato uno grosso! Da una mano, Melky! Tira! Tira più forte! No! Beh, sei un vero eroe! Il più bravo incantatore di serpenti di sempre! Lei è... spaventosa! Ma tu non ne hai paura! Chi è spaventoso potrebbe avere più paura di quanta tu ne abbia di lui! Arrivederci, Manga! Presto! Arrivederci, Nagi! Arrivederci, Nagi! Ogni filo d'erba nella taiga è vivo. Questo perché nascosto al suo interno è custodito lo spirito della taiga. Nascosto? Com'è possibile? È semplice. Lo spirito della taiga è in ogni cosa. Nell'erba e negli alberi, sulle cime delle montagne e perfino nelle profondità delle caverne. La caverna misteriosa. Ok, qui! No, mi troveranno qui! E qui è dove mi hanno trovata l'ultima volta! E qui la volta prima ancora! Oh! Oh! Ma qui! È impossibile che mi trovino qui! Leo, guarda qua! Tig, seguimi! Oh, cielo! Cielo! Oh, cielo! Allora, dov'è Mila? Tig, l'hai vista? Ah, Mila, quando imparerai a nasconderti come si deve? Lo stesso posto per la terza volta! Mila! Andiamo, non arrabbiarti! Trovato! Giochiamo a rincorrerci! No, 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 no! Ancora una volta, per favore! L'ultima! Mila, era questa l'ultima volta! Allora l'ultima volta! L'ultimissima volta! Lo giuro! 6, 7... Oh! 8, dove dovrei andare? 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me. Aha! Tig, ti ho trovato. Oh, ehi, non è giusto. Hai contato troppo in fretta. No, 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 no. Qui, qui, qui. No, 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 no. Lì, oh, che dovrei fare? Mi troveranno anche qui! Oh. Oh, una caverna! Mi nasconderò così bene che non mi troveranno mai! Oh! Com'è buio! Oh, oh. Oh mamma! Oh. 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 Wow, questo sì che è un bel posto per nascondersi! Nascondersi, nascondersi! C'è qualcun altro qui? Qui! Credo di essermi persa! Puoi mostrarmi la via per tornare a casa? Casa, casa, casa! Grazie! Quindi questo significa che dovrei andare per di là? Là. Ehi! Mi senti? Mi troveranno? Troveranno! Oh, che posto è? Ci resterò solo un secondo! Darò un'occhiata velocissima. Darò un'occhiata e poi tornerò indietro. Wow, è bellissimo. Questa sono io. Oh, e anche questa sono io. E da quella parte sono ancora io. Non sono tanto male. Splendida coda e tenerissime orecchie. Tantaran tan tan, tantaran tan tan, tantaran tan tan. Oh, e questo cos'è? Oh, devo tornare a casa. Ma da quale parte? Da questa parte? No, no. È questa la direzione? No, neanche qui. Dove? Oh, cielo! Credo di essermi persa. Leo! Tig! Dove sarà andata la nostra Mila? Dove credi si sia nascosta? È strano. Non è neanche qui. Leo, guarda, ho trovato delle tracce. Wow, sono le orme di Mila. Seguimi! Oh, io lì dentro non ci vado. Leo, aspetta, di sicuro non è lì dentro.
Tig, aspetta un secondo. Guarda, è il fiore di Mila. È lì dentro. Andiamo, Tig. Sei sicuro? Non se ne parla. Leo! Oh, ma dai! No, no! Ah, va bene, hai vinto, Leo! Arrivo! Oh! Oh, wow! Leo! Leo, sei lì? Sono qui, Tig! Stai bene? Beh, la coda non l'ho persa! Leo, dove siamo? Siamo in una caverna e Mila è stata di sicuro qui! Oh, è davvero grandioso! Oh, wow! Ah. Guarda, Tig! Wow, le sue orme! Fantastico! Tig, sbrigati! Wow, wow! Ah, Leo! Oh, aspettami! Oh, non lasciarmi da solo! Mila, Mila! Possiamo fare una pausa? No, Tig, le orme sono scomparse. Sono stanco. Aiuto! Hai sentito? È Mila! È da quella parte! Ok, va bene, ti seguo a ruota. Perché mi sono arrampicata in questa caverna? E ora mi sono persa. Leo! Mila! Mila, arriviamo! Leo! Sono qui dentro, sono qui! Leo! Oh no! Sono qui dentro, sono qui! Mila! Amici, ce l'avete fatta! Mi avete trovata! Siete davvero... Sì, è la nostra specialità. Ora andrà tutto bene. Leo, come usciamo da qui? Non lo so. Abbiamo solo seguito la voce di Mila. Leo, dimmi che scherzi. Dimmi che non ci siamo persi. Ok, niente panico. Tu puoi trovare una soluzione. Ok, pensa. Da questa parte? Mila, non avere paura. Posso farcela. Non preoccuparti, penserò a qualcosa. Non ho paura. Beh, ero un po' spaventata all'inizio, ma poi gliel'ho chiesto e lui mi ha aiutata ed eccomi qua. Aspetta, chi ti ha aiutata, Mila? Beh, non lo so in realtà. Ho solo pensato che ero in trappola e quei bei cristalli mi hanno indicato la strada. Cristalli? Mila, credo di aver capito. È lo spirito della taiga. Ricordi che Pendiga ci ha parlato di lui? Vive all'interno di erba e alberi, sulle cime delle montagne e perfino nelle profondità delle caverne, se non sbaglio. So come uscire da qui. Chiederemo aiuto allo spirito della taiga. Lo spirito della taiga è l'anima della natura. È in ogni cosa, ogni filo d'erba, ogni roccia è piena di vita. Lo spirito della taiga non può essere visto, ma può essere percepito. È sempre al tuo fianco e ti aiuterà. A patto che tu creda in lui. Lo spirito della taiga? Sul serio? È solo una leggenda. Nient'altro che una favola per bambini. Tutto qua. Non c'è nessuno spirito. Sei un credulone. Dovremmo semplicemente restare qui per sempre. Oh, spirito della taiga, potresti aiutarci a ritrovare la strada di casa? Grazie, spirito della taiga! Adesso seguitemi! Leo, aspettaci! Leo, andiamo! Hai davvero intenzione di seguire un insetto? Come se potesse guidarci fuori da qui! Leo! Tig, finiremo per rimanere qui per sempre per colpa tua! Perché mia? Che cosa ho fatto? Non puoi chiedere a quel tuo spirito di guidarci fuori da questo posto un po' più in fretta. Mi sta venendo fame.
Perché non glielo chiedi tu? Va bene, lo farò. Non è mica complicato. Ascolta, spirito, ti dispiacerebbe essere un po' più veloce? Visto? Oh, Tig, ottimo lavoro. Non potevi essere un po' più gentile? Oh, giusto. Ti prego, ti prego. Oh, Leo, cosa sono quelle creature? Quelli sono... sono pipistrelli! Ehi, aspettate! Ora ce l'abbiamo fatta! Bene, Tig. Ma guarda un po'. Esattamente quello che avevi chiesto, molto in fretta. Giusto. In fin dei conti è davvero gentile questo spirito della taiga. E tu che non ci credevi? Non è vero. Ci credevo. Scherzavo. Torniamo a casa. Sbrigatevi, sei incredibile, Tig. Lo spirito della taiga è in ogni cosa, ma soltanto coloro che credono possibili i miracoli sono davvero in grado di vederlo.